Oggi voglio trattare il soggetto la gloriosa Chiesa di Dio. Credo che è uno dei soggetti più importanti della Bibbia, poiché Dio ha fatto tutto per iniziare la sua Chiesa. La cosa che Dio ama di più è la sua Chiesa. Oggi voglio trattare questo soggetto e comprendere lo scopo della Chiesa attraverso delle immagini presentate nel Nuovo Testamento. Per primo vogliamo leggere il testo importantissimo, Matteo capitolo 16, versetto 18, uno dei versetti sulla Chiesa importantissimo. Anch'io ti dico, ha detto Gesù, tu sei Pietro, che significa una piccola pietruzza, e su questa pietra, grande come Gibilterra, possiamo dire, edificherò la mia Chiesa. Le porte dell'inferno o dell'Hades non la potranno vincere. Vogliamo ricordarci com'è potente la Chiesa locale di cui Cristo è il capo invisibile. La Bibbia ci parla di Giacobbe che ebbe una visione e quando Giacobbe si svegliò, mentre che riposava su un cuscino di pietra, pensò: certo, l'Eterno è stato in questo luogo e non me ne sono accorto. Ha avuto un po' di paura, ma poi ha detto: com'è meraviglioso questo posto. Non è niente, non è altro che la casa di Dio, la porta che mena al cielo. Cari, Giacobbe ha avuto questa grande visione della presenza di Dio. Nelle parole di Gesù, secondo Matteo, Gesù usa un termine edilizio per descrivere la sua chiesa. Mi piace questa immagine perché ogni volta che costruisci una casa, per prima cosa si ottiene un'immagine, un disegno, un blueprint del prodotto finale. Questo disegno ci fa vedere quello che dovrà essere costruito e diventa di guida a noi. Quindi la domanda che mi ha sfidato è quando Gesù disse: edificherò la mia chiesa. Quale immagine ti viene in mente quando Gesù sta a dire edificherò la mia chiesa? È interessante notare che mentre leggiamo il Nuovo Testamento, la Bibbia ci fornisce con efficacia immagini di come dovrebbe essere la chiesa. E noi come pastori e membri di chiesa dobbiamo attenerci al disegno, al piano che Dio descrive per noi. Uno degli autori, Paul Minear, ha detto nel suo libro che ha trovato 96 immagini nel Nuovo Testamento della Chiesa di Cristo. Oggi non ho tempo di darvi 96 immagini, ma voglio darvene le quattro più importanti e principali che rappresentano la Chiesa di Cristo Gesù. Prima fatemi dire quali sono le immagini sbagliate della Chiesa. Lasciate che vi spieghi alcune di queste immagini. Per esempio, la Chiesa non è un distributore di benzina dove andiamo in Chiesa e diciamo riempimi. La Chiesa non è un cinema dove diciamo intrattenimi. La Chiesa non è un social club, un luogo solo per incontrare gli amici. La Chiesa non è un centro welfare, devi soddisfare le mie esigenze. La Chiesa non è neanche una farmacia, dammi qualcosa per il dolore. Neanche un grande magazzino, fornire un ottimo servizio. Anche se la Chiesa racchiude tutte queste cose, perché la Chiesa può riempirci, la Chiesa c'è un senso di intrattenimento perché la parola del Signore è dolce, i canti sono magnifici. La Chiesa può essere forse in un certo senso un luogo dove incontriamo gli amici, soddisfiamo le nostre esigenze, siamo guariti. Ma la Chiesa è tutte queste cose, ma molto di più. La parola chiesa significa i chiamati. La chiesa non è un edificio o un
È un gruppo di persone che sono state chiamate da Dio fuori dal mondo ad essere diverse secondo l'immagine del costruttore Cristo Gesù. Cari, a causa di ciò che Gesù ha fatto nella nostra vita, siamo chiamati a pensare in modo diverso, comportarci in modo diverso, reagire in modo diverso. Siamo stati chiamati ad essere la rappresentazione di Cristo sulla terra. Infatti Gesù ha detto che come il sale che assaporisce e preserva, come la luce che risplende, noi siamo la sua rappresentanza sulla terra. Portiamo sapore dovunque andiamo, preserviamo dovunque andiamo, illuminiamo dovunque andiamo. Quali sono le immagini bibliche della Chiesa? Per prima la Chiesa è descritta come una famiglia. Questo parla di prendersi cura dell'uno dell'altro. In tutto il Nuovo Testamento vediamo che il linguaggio della famiglia viene assegnato alla Chiesa. Infatti Paolo dice agli Efesini, capitolo 1, versetti 4 a 5, in lui, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi, irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. Cari, siamo figli di Dio, apparteniamo alla famiglia di Dio, siamo stati adottati come figli. Poi Efesini 2,19. Efesini 2,19. Così dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Poi Paolo ricorda ancora alla Chiesa di Corinto ciò che Dio ha detto di loro, secondo Corinzi 6,18. E sarò per voi come un padre. E voi sarete come figli e figlie, dice il Signore onnipotente. Di nuovo, linguaggio di una famiglia. Sarò per voi come un padre. Ancora Paolo, rivolgendosi alla chiesa di Tessalonica, dice, prima Tessalonicesi 2,11, sapete pure che come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Di nuovo il linguaggio della famiglia, come fa un padre con i suoi figli. Leggiamo ancora prima Tessalonicesi 2, 7 a 8. Prima Tessalonicesi 2, 7 a 8. Invece, siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice, cioè una madre, che cura teneramente i suoi bambini. Così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Cari, la Chiesa è la famiglia di Dio. Questo pensiero è davvero potente perché indipendentemente dalla nostra famiglia biologica, indipendentemente dal fatto che siamo cresciuti forse in una buona famiglia o cattiva famiglia, una famiglia funzionale, disfunzionale, forse i nostri genitori sono stati presenti o assenti, i nostri genitori forse sono già andati col Signore. Ma ora tutti possiamo far parte della famiglia di Dio. Nella famiglia di Dio troviamo madri e padri spirituali che possono parlare nella nostra vita. Ci sono alcune caratteristiche delle famiglie. Le famiglie forniscono un senso di appartenenza. Le famiglie forniscono accettazione, amore, trasmettono valori. C'è correzione con amore. Indipendentemente da ciò che abbiamo vissuto nelle nostre famiglie di origini, ora possiamo sperimentare
questi valori perché facciamo parte della famiglia di Dio, la Chiesa di Cristo Gesù. Nella famiglia ci prendiamo cura dell'uno e dell'altro. Nella famiglia ci amiamo e ci rispettiamo. Nella famiglia di Dio, nel bisogno, ci aiutiamo a vicenda. La Bibbia ci incoraggia a portare i pesi l'uno dell'altro. Naturalmente non ci saranno abusi nella famiglia di Dio. Non frodiamo l'uno all'altro. Quando Gesù pensava alla Chiesa, l'immagine che gli venne in mente fu quella di una famiglia. Siamo fratelli e sorelle in Cristo con lo stesso Padre celeste. Il termine fratelli e sorelle ricorre nel Nuovo Testamento ben 124 volte, anche se non si usa questo termine tra noi più come di solito lo usiamo, specialmente nel mondo inglese, non ci si chiama fratelli e sorelle, no, non più. Naturalmente riconosciamo che siamo fratelli e sorelle in Cristo, anche se non utilizziamo il termine quando ci salutiamo. Tutte le famiglie, naturalmente, su questa terra hanno litigi, vi sono incomprensioni, qualche sbaglio qui e là. Le famiglie non sono perfette, ma quando tutto è detto e fatto, siamo alla fine dei conti una famiglia e guai chi tocca il nostro fratello o la nostra sorella. La seconda immagine che la Bibbia presenta sulla Chiesa è quella di un corpo. Infatti Paolo dice ai Romani, Romani 12, 4 a 5, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Ai Colossesi Paolo continua a dire, Colossesi 1:24, ora sono lieto di soffrire per voi e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Efesini 4:11 a 12. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori o dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Cari, in questa immagine la Chiesa è presentata come la rappresentazione fisica di Cristo sulla terra. Dopo che Gesù ascese al cielo, stabilì la Chiesa perché fosse le sue mani, i suoi piedi, la sua bocca. Questo è un concetto davvero potente se riusciamo ad afferrarlo. Paolo dice ai Corinzi, 1 Corinzi 12, 27, ora voi siete il corpo di Cristo. E ciascuno di voi ne fa parte, parlando a tutti coloro che avevano creduto. Paolo ha detto: ora voi siete il corpo di Cristo. Ciò che Paolo sta facendo qui è usare il corpo fisico per descrivere la Chiesa. Proprio come un corpo ha molte parti, ogni parte è necessaria, ogni parte è importante. Quindi ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nella Chiesa. Dio ti ha dato doni unici, talenti, abilità. Come le hai tu, non le ha nessun altro. Hai così tanto da contribuire nella Chiesa locale di Cristo. Mentre scopriamo i nostri doni e troviamo un posto dove servire nella Chiesa, il corpo di Cristo sarà più forte. La portata sarà maggiore, la Chiesa diventerà più efficace per essere il corpo di Cristo sulla terra. La gente potrebbe dire: ma pastore, non ho nulla da offrire, cosa posso fare? Non sono bravo a fare niente. Voglio che tu sappia che questa è una bugia diabolica. Infatti la Bibbia dice in Efesini
capitolo 2, versetto 10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Cari, sei opera di Dio, sei stato creato, creata in maniera meravigliosa e ci sono cose che tu potrai fare perché Dio già le ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. C'è un posto per ognuno di noi per servire nell'espressione del corpo di Cristo. Ascolta, se impari a servire sarai benedetto. Saremo benedetti e le vite cambieranno. Non esiste cosa più bella di essere coinvolti al servizio del corpo di Cristo. La terza immagine che la Bibbia presenta sulla Chiesa, la Chiesa come esercito. Dobbiamo capire che come credenti siamo coinvolti in una battaglia spirituale tra il dominio delle tenebre e il regno della luce, fra il bene e il male, fra il giusto e lo sbagliato, i sistemi di questo mondo, i principi della scrittura. In tutto il Nuovo Testamento vediamo l'immagine della Chiesa come un esercito. Il passaggio biblico classico su questa battaglia è Efesini capitolo 6. Infatti Paolo dice alla Chiesa nei versetti 11 a 13 di Efesini 6: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Pietro ci incoraggia a fare guerra contro il nemico che guerreggia contro la nostra anima. Una delle chiese che ha adattato questa immagine in tutta realtà è il gruppo che viene conosciuto come l'Esercito della Salvezza. I fondatori dell'Esercito della Salvezza, questa denominazione che ancora esiste oggi, hanno modellato questo concetto di fare la guerra e si vestono come soldati veramente, hanno un uniforme di soldato e loro dicono: stiamo combattendo il peccato, stiamo combattendo i problemi del mondo, stiamo combattendo alla povertà. L'immagine della Chiesa come esercito è un'immagine potente. Viviamo in un'epoca in cui non stiamo necessariamente combattendo un nemico fisico, ma molti di noi sono comunque coinvolti in una battaglia con i nostri pensieri, i nostri cuori, l'ansia, depressione, malattia, dipendenza, battaglie nelle nostre case, battaglie contro il nostro passato. Alcune delle battaglie sono reali come una battaglia fisica. E mentre lottiamo e mentre combattiamo, possiamo facilmente arrivare al punto in cui siamo stanchi, esausti e non ce la facciamo più, vogliamo buttare via la spugna, dove ci sentiamo come se non avessimo più energia per combattere un altro giorno. La tentazione diviene schiacciante, è solo quella di arrendersi. Ma voi sapete che qui che l'immagine della Chiesa come esercito diventa potente. Perché in un esercito di soldati, i soldati si prendono cura l'uno dell'altro, si aiutano a vicenda, stanno vicini l'uno all'altro. Insieme sono molto più forti di quanto non lo siano individualmente. Ecco perché Paolo dice ai Colossesi capitolo 4 versetto 12:
Colossesi 4:12. Vi saluta Epafra, che è dei vostri, è il servo di Cristo Gesù. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché siate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Epafra combatteva per gli altri con la preghiera. Ci possono essere alcune persone qui oggi che stanno affrontando una battaglia nella loro vita. Hai una scelta, puoi affrontarla da solo, da sola, o puoi parlare con uno o due persone della Chiesa e dire: prega con me, mi aiuterai. Sto affrontando una sfida terribile. Non è questo ciò che la Chiesa dovrebbe essere, dove noi preghiamo per gli uni agli altri, ci esortiamo gli uni agli altri, incoraggiamo gli uni agli altri e ci amiamo gli uni agli altri. Attraverso la Chiesa c'è una protezione, un sostegno contro ogni attacco diabolico del nostro arcinemico Satana. Un'ultima immagine che voglio lasciare con noi oggi, e forse è la più bella. La Chiesa come sposa di Cristo. La Chiesa come sposa di Cristo. Cari, questa è bellissima. Questa ci parla dell'incredibile amore che Dio ha per noi. Efesini 5, 31 a 32, Paolo dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande, ma io sto dicendo questo, dice Paolo, riguardo a Cristo e alla Chiesa. Riguardo a Cristo e alla Chiesa. In questo passaggio Paolo parla del matrimonio, del rapporto tra un marito e una moglie. Notate ciò che dice ai mariti, Efesini 5, 28, 29. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso, infatti nessuno ha mai odiato la propria persona. Anzi, la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la Chiesa. Cari, Paolo ci dà questa immagine che la Chiesa è la sposa. Come dovrebbe un marito amare la propria moglie, dice Paolo, come se si prendesse cura di se stessi, nutrirci, curarci, proteggere noi stessi. Paolo sta dicendo che questo è il modo in cui Cristo si prende cura di te e di me. Ci ama proprio come uno sposo ama la sua moglie. Ci ama così tanto che ha dato la sua vita per noi, era stato disposto a morire per noi sulla rozza croce. Non solo, ma lui ci nutre con la sua parola, ci protegge, ci difende, ci edifica, vuole che siamo realizzati. Egli persegue una stretta amicizia con noi. Cari, voglio che sappiate che Cristo ci ama con un amore incredibile. In conclusione, voglio concludere con un esercizio mentale. La domanda è semplice: se la Chiesa funzionasse al meglio, come sarebbe? Chiudi gli occhi con me e immagina la Chiesa che sta funzionando al meglio nel tuo paese, nel tuo villaggio, nella città. Se ogni chiesa stesse funzionando al meglio, immagina la testimonianza di Cristo come sarebbe così abbondante nella società. Quanti miracoli, quante vite trasformate. Cosa stai vedendo? Quando faccio questo esercizio, la prima immagine che mi viene in mente è: la Chiesa è gremita di adorazione di Dio, mani alzate, persone che comunicano in lode al Signore. Vedo persone che vengono a Cristo, vedo battesimi, vedo persone battezzate nello Spirito Santo col segno iniziale di parlare in altre lingue, vedo guarigione, vedo persone felici, c'è cioè gioia.
come in Samaria, quando venne predicato l'Evangelo di Cristo Gesù, tanti vennero alla conversione e la Bibbia dice vi fu grande gioia nella città. Vedo persone di un centro benessere che ricevono aiuto, vedo le arti andare ad un altro livello, vedo realizzazioni di una società dove non c'è bisogno di polizia, non c'è bisogno di guardia. Vedo cristiani in luoghi influenti come il Parlamento, il governo, i tribunali. Vedo piccole comunità, gruppi di vita che hanno un impatto nei loro quartieri. Che cosa vedi quando pensi alla Chiesa che funziona al suo meglio? Cosa stai vedendo? Perché di solito quello che vedi è la realtà di ciò che Dio potrebbe averti chiamato a fare. Gesù ha detto, non dimentichiamo queste meravigliose parole. Gesù ha detto, io edificherò la mia chiesa. Gesù non ha detto forse. Gesù non ha detto se. Gesù ha detto, io lo farò. Io edificherò la mia chiesa. Neanche l'inferno potrà vincerla. Nessuna cosa potrà battere la Chiesa di Cristo Gesù. Che cosa vedeva Gesù quando ha affermato queste parole? Gesù vedeva una Chiesa che era una famiglia. Gesù vedeva una Chiesa che era un corpo. Gesù vedeva una Chiesa che era un esercito. Gesù vedeva una Chiesa che era una sposa. Prego che questa possa essere la tua Chiesa locale. Prego che in mezzo alle nostre rotture, sfide, disfunzioni, saremo la Chiesa che Dio ci ha chiamati ad essere. Saremo una Chiesa in cui sperimentiamo la presenza di Dio, il potere di Dio, dove vedremo lo Spirito Santo posarsi su ciascuno di noi, dove vedremo la grazia di Dio che ci libera, che soprattutto attraverso la Chiesa le vite saranno trasformate dalla grazia e dalla gloria di Dio. Crediamo con Gesù che Lui sta edificando la sua Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Amen. E Dio ci benedica.